Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Abbiamo deciso di inaugurare questo 2020 con una nuova serie. Questa serie è dedicata ai tutorial per Final Cut Pro. Abbiamo deciso di fare questi video leggendo tutti i vostri commenti sotto i nostri video. In questo primo video andremo a scoprire tutta la fase prima della post-produzione. Conosceremo le basi dell'interfaccia di Final Cut Pro, capiremo le varie impostazioni, la libreria, i progetti e tutti gli eventi. Ed infine andremo ad organizzare al meglio la timeline prima di cominciare il montaggio. Mi raccomando, prendete carta e penna e io intanto vi aspetto qui. Bene, ben trovati. Cominciamo subito. Innanzitutto, Final Cut Pro è un software che gira solo su Mac. E grazie alla sua profonda integrazione con il computer della mela, può essere usato anche su computer non più nuovissimi. Niccolò, ad esempio, lo usa tuttora sul suo iMac i7 Late 2013. C'è solo un modo per averlo, lo possiamo acquistare sul Mac App Store al prezzo di 329,99 euro. Se state guardando questo video da un Mac, in descrizione vi lascio direttamente il link al Mac App Store e alla pagina di Final Cut Pro. Una volta finita l'installazione, apriamo il programma e questo è quello che visualizziamo come schermata principale. Notiamo subito che è divisa in quattro parti. Nella parte in alto a sinistra ci sono tutte le clip video e le clip audio che potremo usare nel nostro video. Accanto troviamo anche una serie di effetti audio già preimpostati che potremo liberamente usare e ancora di più a destra troviamo la sezione testi, di cui fanno da padroni titoli o effetti grafici. Nella parte centrale della schermata troviamo il riproduttore video per visualizzare il nostro video durante la fase di montaggio o le singole clip, che possiamo scegliere prima di inserire e lavorare nella timeline. Nella parte in alto a sinistra invece troviamo un pannello che ci consente di lavorare ogni proprietà delle clip video o di quelle audio. Se stiamo lavorando una clip video possiamo lavorare anche per quanto riguarda la color correction, ma di questo ne parleremo in un altro video. La grande parte in basso è la zona in cui si troverà la nostra timeline, in cui avremo modo di fare tutte le modifiche alle nostre clip video, clip audio, effetti audio, titoli, transizioni. Insomma, possiamo dare sfogo alla nostra creatività. Andiamo adesso a vedere come Final Cut gestisce tutti gli elementi che vanno a comporre il nostro video finale. Tutto parte dalla libreria, vero e proprio contenitore generale in grado di contenere uno o più eventi, che a loro volta possono contenere uno o più progetti. Quando andiamo a creare un nuovo evento, tasto destro o Command Click, New Event, possiamo scegliere se creare un nuovo progetto cliccando su Create New Project e impostando i parametri a nostro gusto. Questi parametri sono molto importanti perché andremo a definire il video finale. Fate molta attenzione alla risoluzione, 1080 o 4K e ai frame per secondo. Ecco, questa condizione qui potrebbe rappresentare un ottimo punto di partenza per prepararsi ad impostare le prime nostre clip video e audio. Con il comando Importa, tasto destro sul nome evento, Import Media, nella finestra che compare possiamo scegliere cosa importare nella nostra libreria, clip audio, clip video, eventuali immagini e o loghi. Tutti poi da gestire e modificare nella nostra timeline. Se clicchiamo su un file possiamo anche vedere un'anteprima prima di importarlo direttamente. Questo ci è molto utile perché se per caso avessimo girato più clip uguali, possiamo scegliere quella che ci piace di più. Prima di confermare l'importazione, controlliamo le varie voci sulla destra, tra cui Copy to Library, Leave Files in Place, per scegliere se lasciare il file dove si trovano oppure copiarli direttamente nella libreria. Transcoding, spuntiamo la casella Create Proxy Media per creare una versione più leggera del file, per poter essere più veloce nel lavorarlo anche se il vostro Mac non è così recente. Ecco fatto, premiamo sul pulsante Import All e lascio la palla a Gabriele. Bene, il tutorial di oggi finisce qua. Vi ringraziamo per averci seguito e mi raccomando, per ogni commento scrivetecelo qui sotto. Ciao a tutti!